Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, allerta meteo. Oggi parliamo del più elevato caso di rischio meteorologico, l'allarme meteo rosso. E no, non ho detto allerta rossa, ho parlato di allarme rosso, perché lo stato rosso è lo stato più elevato di allarme che abbiamo nelle situazioni di possibilità di condizioni meteo avverse. Il rischio in caso di allarme rosso è totale. Abbiamo la possibilità che le condizioni meteo avverse siano con fenomeni molto numerosi, molto estesi e particolarmente diffusi sul territorio. Possiamo avere, nel caso per esempio di precipitazioni particolarmente abbondanti e copiose che possono portare all'innalzamento dei limiti idrometrici dei fiumi, sino alla tracimazione o al cosiddetto sifonamento, alla possibilità di rottura degli alvei e uscita del fiume dal corso, la possibilità di completa chiusura delle luci dei ponti, la possibilità di superamento del ponte, quindi il fiume può veramente passare sopra il ponte, possibilità che ci siano danni permanenti alla viabilità, quindi il crollo di infrastrutture, possibilità che ci siano danni permanenti agli edifici, c'è un elevatissimo rischio di perdere delle vite umane. In presenza di un allarme di tipo rosso, il sindaco potrebbe procedere anche prima che comincino le condizioni meteo avverse con tutta una serie di funzioni, disponendo la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici, delle attività sportive, eccetera eccetera, ma anche disponendo l'apertura del centro operativo comunale del COC, anche se ancora non sono arrivate le condizioni meteo avverse, quindi si procederà a recuperare tutto il personale disponibile, le associazioni di volontariato saranno allertate e saranno preparati dei turni. L'ultima volta che c'è stata un'allerta meteo rossa importante per condizioni meteo avverse a Siracusa, che è durata 48 ore, siamo rimasti per due giorni a turnazione disponibili presso il centro operativo comunale, praticamente in presidio permanente, giorno e notte. Facevano portare da mangiare, hanno fatto portare i bagni chimici, c'erano tutti i mezzi a disposizione, c'era il personale di turno più del personale reperibile. Per esempio avevamo due ruspe e solo due autisti in grado di poter utilizzare le ruspe e i mezzi d'opera, quindi due autisti erano reperibili. Anziché restare lì 24 ore in attesa di eventuale chiamata, nel caso in cui ci fosse stata la necessità di chiamare gli operatori della ruspa, sarebbero stati subito rintracciati e avrebbero raggiunto il COC, sarebbero stati raggiunti dalla polizia municipale che li avrebbe accompagnati per procedere con questa attività. Al di là di quello c'erano a disposizione tutti i mezzi, tutto il personale. Come dicevo, appunto, il sindaco può disporre l'apertura del centro operativo comunale, può disporre inoltre acquisizione, non so, di palestre scolastiche per fare zone per accogliere eventuali sfollati, può disporre tutta una serie di operazioni, chiusura di eventuali strade, dispone una vigilanza molto importante. A seguito di un allarme meteo rosso possono succedere danni che richiedono anche molto tempo per essere ripristinati i luoghi e le situazioni. Per esempio a luglio 2020 c'è stata una importante alluvione nell'area di Palermo e sono stati necessari alcuni giorni per poi rimettere in funzione le strade, rimuovere detriti, macerie, eccetera eccetera. È importante anche essere consapevoli di un fatto: in presenza di un'allerta meteo gialla o arancione bisogna valutare bene se è il caso di uscire di casa, se è il caso di allontanarsi, se è il caso di andare a fare qualcosa. In presenza di un'allerta meteo rossa è importantissimo non uscire di casa. Se si abita in un piano basso, trasferirsi ai piani alti per tutto il tempo in cui è presente l'allerta meteo, se necessario, in presenza di un allarme rosso, in presenza di una situazione particolare di pericolo, il comune può mettere a disposizione uno spazio di sicurezza, appunto per esempio palestre delle scuole o altre zone di accoglienza per chi abita in zone a rischio, e quindi può invitare la popolazione che abita in zone a rischio a raggiungere zone di sicurezza anziché restare in casa, e altrimenti non bisogna uscire di casa in presenza di un allarme meteo rosso, perché c'è moltissimo rischio veramente di perdere la vita. Insomma, in questo agosto 2020 abbiamo cercato di non pensare al caldo guardando a tutte le allerte meteo. Queste sono le allerte meteo che possiamo avere in Italia, dallo stato bianco di nessuna allerta meteo a quello verde di allerta di tipo lieve, e appunto moltissime regioni, ormai anche qua in Sicilia, che hanno accorpato il bianco e il verde, non facendo un verdino più chiaro, ma semplicemente è stato verde anche l'assenza di condizioni meteo avverse. Abbiamo il giallo, che è uno stato di pericolo molto elevato, l'arancione, che è uno stato di pericolo gravissimo, e il rosso, che è uno stato di rischio totale, di rischio gravissimo, con possibilità molto elevate di gravi danni e con il rischio elevatissimo per la vita umana. Spero di essere stato utile e di aver fatto un po' più di chiarezza sul funzionamento delle allerte meteo. Se avete altri dubbi sulle allerte meteo, sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, questa era Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020. Se sono riuscito a esservi utile, come sempre pollice in alto, condividete il vlog, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domenica prossima
prossima ricominciamo con la normale programmazione di Diario di Viaggio on the road. Per ora questo è tutto, quindi come sempre grazie, ciao a tutti!